Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 2 di Paperino, Operazione Papero, sempre con la mia ragazza. Ciao a tutti. Intanto abbiamo Paperino che sta facendo cose zozze e andiamo avanti. Nello scorso episodio abbiamo vinto tutta la prima isola, battendo anche il boss che era il pulcino di Pasqua. E adesso andiamo nella seconda isola, che sarebbe praticamente la città della banda Bassotti. Entriamo, vediamo cosa c'è. Vediamo quanti livelli sono. Sono tre livelli più il boss, un livello in meno. Va bene, andiamo. Ma scusa un attimo, hai visto dove eri tu prima sopra, sopra queste casse che c'è il casco? Cosa fa quella cosa? Dove ti porta? Ritorna indietro, dove eri mo'. Ritorna Scusa, all'inizio. sì, scusa, pure indietro c'è una X per ritornare all'indietro, cioè non ha senso averne due. Praticamente ritorni in un punto dove se ci giri sempre intorno puoi ritornare nel livello. Cioè non Vabbè. nel livello, nella Beh, fammi parte del provarmi, boss dove entrare. una curiosità, voglio provare. Va, Sta che ci ho caricando. provato pure io per sbaglio e poi ho visto che era così. Ragazzi, mi lo ricordo questo quando ero piccolino, c'ero andato. Praticamente questa qua sarebbe la stanza di addestramento di Paperino. Praticamente qua ci sono i nipoti sono quelli là, i tre Paperino, no? Sì. Sono i nipoti che praticamente gli dicono i consigli come. È una stanza di allenamento, tipo come Fortnite, che vai in creativa e ti alleni, la stessa cosa. Vabbè, non è un gioco che non è diverso, però siamo là. Basta dire cazzate, andiamo nel primo. First Avenue. Ma perché non me lo scrivo in italiano come i primi livelli che erano tutti in italiano? Mi sembrano messi i livelli in inglese. Vabbè. Sei dentro Ormai il selezionano la lingua in italiano e poi i livelli sono in inglese. livello? C'è gente che sta trapanando e gente con sega in mano. Molto bene. Vado d'accordo con Paperino questo. Come si vede bene sto livello. È proprio coloratissimo. Ma comunque sia, guardate che cerchio piccia. Ma Oggi fai pure al contrario, poi uno li fa a sinistra e poi uno li fa a destra. mi hanno colpito comunque. Ho preso il gelato però. Che gelato aspro. Ma c'è sto cazzo di camion. Me lo ricordo che questi livelli non erano tanto facili. Il camion deve spostare qua avanti. Ci sono i Ma ogni volta che colori. poi ho perso giù, che praticamente per prendere la vita, sono caduto. Devo dire la verità, un pochino lag adesso però. A me va perfetto, allora il mio computer è più diverso. No, però prima andavo, mi sa che devo chiudere oppure il gioco quando va così. Ma ti laga, prova ad andare un po' avanti. Checkpoint andando io. Un po' così. Ti aspetto così e poi tagliamo la parte se devi chiudere. Mo' vedo se riesco qua a finire il livello, sennò lo Finisci faccio prima il dopo. livello, fammi il tuo favore. Mi fai un grosso favore se riesci a finire il livello. Sì. Di puttana. Ti va bene adesso? Va attratti, tipo ci sono delle volte quando salta che lagga e altre volte che tutto va bene. Hai Discord aperto? No, Discord quando parlo con te ce l'ho dalla sua telefono, non lo sto aprendo più da quando. Ma per questo ti vanno meglio le cose. Checkpoint io? Io ho preso il secondo checkpoint, Io no. No, lagga. mi fermo. Questo Cita lago è lascia riuscita così. a risolvere il problema. Era il programma che gli dava fastidio, ha dovuto riavviarlo, però diciamo è arrivata al punto in cui sono io. Continuiamo. Questi col trappano che si muovono velocemente, io mi prendo a pugni. Sì, questa che li colpisce. Non è facile. Oh, camion, vuoi far passare o dobbiamo prenotare la qualcosa? Ok, gli idranti ci mancano. Ma delle volte a me non è che mi valga cosa hai detto, guarda No, perché lo devi premere più volte. Sono arrivato al terzo checkpoint io. Paperino è ancora arrabbiato, nonostante ho aperto il regalo. Io le vite proprio le sto saltando continuamente. Ma perché se li mettono dei punti in cui No, lei sono caduto, l'animichita è morta.
Ma perché fa gatto? Ogni tanto dice gatto. No, sto cadendo sempre, ma... Ma perché deve farmi, me lo ricordavo, che non mi piaceva. Ma diciamo che all'inizio era più facile, poi veramente la difficoltà c'è. No! Ma per me non mi ha saltato, ma... No, no. È proprio il gioco, che non prende l'input a volte. Perché ti piace il doppio lato, me ne fa solo uno e poi calo perché non c'è tempo. Sì, è normale. Mamma mia, che qua ho... Ma fa tutto qua? Ho finita, ma... Prima l'abbiamo superato. Verso la fine è un po' rompipalle con i salti, per il resto va bene. Dopo il terzo checkpoint comincia a cagare la mano, le palle. Ho fatto 13.350 punti. E ti ne che prendi? Esatto. E dal tempo anche. Perché anche dal tempo. Esatto. Mi sa, tutta una cosa. Comunque iniziamo il secondo, andiamo. Sì. I grattacieli della città. Aia, i grattacieli della città non mi convince. Mi sa che è dall'alto, allora. È verticale. È un livello verticale. Guarda che cammina, è camminato da solo. No, vabbè. Sono già morto. Poi se prende il fumo muori. Madonna mia, sto fumo. C'è Paperino Felicio. Checkpoint. Va buone, ah! Le vite le faccio sempre io. Va buone. Questo è più... più tostarello. Davanti. Questo è stile Super Mario. Così mi piace di più perché comunque tu vedi più o meno dal lato quello che succede. Invece quello davanti no. Non mi assaltare, dai però, te paperino di merda. Ecco, di nuovo sono caduto. Pure a me non mi salta comunque. Ma mi fai il salto delle volte, ma qualcosa altro non me lo faccio. Ce la mia sappa? Devi premere proprio tante volte a X. Ho capito, però. Ecco! Vedi come va? Ecco!
Come per dire, ecco che ti ho sistemato. Checkpoint, terzo checkpoint, madonna mia. Ecco! Però mi piace, è divertente, cazzo. Ho fatto, cioè mi sono lanciato, ho preso danno, non ci ho capito un cazzo cosa è successo. Lascia stare, sta succedendo di tutto. Le vite non le prendiamo, tanto sono un optional ormai. Ma perché le mettono in posti in cui tu non ci passi facilmente? Ok, ma quanti giorni si sta freccando sul livello? Non moscata. Checkpoint? Oh no, quarto checkpoint e ancora non è finito. Cioè di solito i livelli al terzo checkpoint finisce. Questo è più lungo comunque. Sono arrivato dopo il terzo. Questo è più lungo sto livello. Ma questo è più lungo rispetto agli altri. Mamma mia, amo alla fine. Lascia stare, guarda. È finito? No, 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 non l'ho finito, ma alla fine è una roba assurda. Meglio se non lo vedo. Ho finito. Alla fine tipo ci sono dei salti strani, difficilotti. Non dico difficile perché difficile è un parolone, però... Ok, al terzo livello e poi abbiamo il boss, ragazzi, eh. Stiamo salendo piano piano sul grattacielo verso il boss, verso la banda Bassotti. Abbiamo totalizzato, secondo me, 20.500. Piano piano che ogni volta che tu vai in un'isola nuova sale di livello la difficoltà. Ok, andiamo nel terzo, che si chiama... Secondo me è per questo che sembra... No, vabbè, amo. Mi sa che è quella con la mano che ti inseguo. Ma strada principale si chiama. No, vabbè. Già ci sei entrata? No, già quando sono andato ho visto la visuale, era quello. C'è la mano, ma pure qua, ma a tutti i livelli... Ah, ma sai, mi sa, c'è una brutta notizia per te, mo. Praticamente, l'ultimo livello di ogni isola c'è la mano che ti insegue. Comunque si vede che l'hanno fatto qua, perché a Crash tu potevi scegliere quale fare, invece questo qua... Mi sta per prendere. Forse in ordine di andare. Quindi in base, secondo me più vai avanti più sono difficile. Qua non sono manco un punto. No, sono morto. Ma poi non ci sono manco checkpoint, ho notato. Cioè mi sa che lo devi fare tutto d'un fiato. Oh, sono riuscito a prendere la vita. Oh, checkpoint c'è. C'è? E dov'è? Sì, però è molto lontano. Mezzi gamma mia. Corri, Paperino, mamma mia, assomiglia a tenere in scia a posto di pire. A me fa morire quando cammino. Tu hai due tante con la mano. Cioè, sei mobile, voi c'è un po' di... Dove cazzo è il checkpoint, amo? È molto avanti. Dammi un gelatino. Checkpoint, mamma mia, l'ho preso! Ho finito! Già! Ma pure in questo gioco mi sta freccando sui tempi, eh! Ma, ti giuro, sono arrivata alla fine, stavo per perdere quelle cose di tutti i ragazzi! Prova come è il gelatino! Ho fatto schifo, però, forse non avevo 10.000 cose! Per essere precisi, 9.994! Ma non salta più! Finito! Che record! Dopo aver preso il checkpoint non sono morto più. Solo una volta sono morto. Vediamo quanti punti ho fatto. Ma io solo una volta sono morto però, eh. Tu invece no, quindi mi sei dato che non sei morto, ha dato più punti a te. 9.000, infatti ho fatto 9.000 punti. Io l'ho fatto di più. Mi hai fottuto sto livello, sei stato pure più bravo a farlo più veloce.
Aspetta che salvo. Andare avanti. Ora c'è il boss. Sì, eccellente. Vabbè, vai a cacare, va. A triangolo, triangolo, quadrato, quadrato. Vediamo che mossa mi ha dato. Vai a cagare. Guarda questo che non la finisci più di parlare. Triangolo, 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 quadrato, quadrato. Se le invendono le mosse, ma. Si reinventano le mosse. Ma in realtà non c'è. Tre tasti sono alla fine, mo. È il triangolo, gioco. Triangolo non fa niente. Triangolo, triangolo, cerchi. Quadrato, tre pugni. Ok, c'è il boss, andiamo nel boss, vediamo un po' il boss com'è. Sì, me lo ricordo questo che. Ho la sensazione che sia difficile, ma non ci voglio pensare. Ma c'è sempre zio Paperone. Ciao Paperino. Ehi, che botta capiata! Hai visto, ma? Ok, abbiamo iniziato. Ah, dobbiamo stare dalle palle. Ma come cazzo? Ma questo proprio mi schiaccia, no? Ok. Devi muoverti in modo che non ti cada la. E pure caccia la palla. Tutti i giochi. E mo? Sì, buttano pure le bombe, mo. Le bombe che camminano, non le ho mai viste in vita mia. Di morti mamma. Ah, okay. Ah, aspetta. Ok, una vita gliel'ho tolta. Sì, mo si fa pure, si fanno pure i buchi per terra. È più difficile con questo, no? Perché poi il pavimento si rompe. Ma mamma mia, mamma mia, mamma mia. Si sono morto, no, è difficile questo, no. Questa è una roba allucinante, me lo ricordo sto livello. Ci ho messo 40 anni per farlo. E poi dopo non sono andato più avanti. Il terzo boss io non l'ho mai affrontato. No, è una sorpresa, te lo giuro. Cioè, so che alla fine c'è Merlock, ma il quarto non lo so. Quello è il quinto. Che devo girare la palla a lui? Ma poi quanto ci mette a buttarlo in là e buttarlo giù? Cioè, da 3 ore, almeno lo devo colpire 2 volte perché non ce l'ho buttato giù. No, finalmente. L'ho colpito 2 volte. Di una volta ci mette troppo, cioè. Ma tu come sei accorto? Il cappello è normale che deve correre veloce, sennò cade. L'ho visto davanti mentre correvo, stavo prendendo il cappello. Non si spaccherebbe di più il pavimento perché era molto spaccato. Che figlio di puttana, perché? Sì, vabbè, dai, guarda, ma ti colpisce lo stesso. Meno male che mi ha dato il dolce. Una volta solo lo devo colpire. Tu? Io le bombe mi preoccupano. Ma la terza volta che scrivo a destra e a sinistra, io ho fatto così, la terza e a sinistra, io le posso volte e adesso non la so. No, ma mamma ma perché non capisco dove va quella palla quando si muove? Non si capisce la direzione. Se va dritta. Cioè quando se ti viene in. No, ma non si capisce questa visuale di merda. Dai, fai una visuale del cazzo. Perché è nero, non si capisce dove va. Vabbè, ti colpisce per forza.
Meno male che ti dà una vita ogni volta. Sì, è anche te da pazzino, c'è un bello. Ancora. Un altro solo devo colpire. Ah! Ah! Aiuto! Ho cercato veramente per sclero. Dai, colpisci! Quante volte devo scansare? Sì, faccio. Vai Paperino, tirali un pugno e spaccali la testa, sto coglione. Come carire. Guarda, senza niente che... È caduto giù dal grattacielo e se la macchina si è rotta. E anche la banda Bassotti eliminata. E Paperino, e abbiamo piazzato un'altra antenna per potenziare la nostra macchina del tempo per andare da Merlock. Caricamento in corso. Vuoi salvare? Sì. Vediamo che dice Archimede. Grazie! La mia macchina per i viaggi spazio gamma temporali sta diventando sempre più potente. Adesso posso mandarti fino al maniero di Amelia, la terza vetta. Ce l'abbiamo quasi fatta, Paperino. Continua così. Ottimo. Ok, la prossima volta affronteremo la terza isola, la maniera, come cavolo l'ha chiamata lui. Non ho capito bene che isola è. Quindi ci vediamo la prossima volta per il terzo episodio. Ciao a tutti da Tiger! Ciao a tutti!